C'è un bellunese fra i grandi del Giro d'Italia 2014, è Davide Malacarne. Gli è sfumata di poco la vittoria di tappa, una lunga fuga, ma sul traguardo di Sestola l'olandese, con il quale ha fatto tutta la gara, lo ha beffato. Ci saranno altre occasioni, non hanno dubbi i suoi fans. Però chi lo ha sentato, vedi? Chi lo ha sentato? Perché... Gli dica qualcosa. A Davide, in bocca al lupo. C'è proprio tanta passione e hanno un fisico ben messo. Il fans club Davide Malacarne, lui è di Lamon, ha radunato i soci in città in attesa del campione. Con loro anche i familiari, nonno Silvio, papà Adriano, Alessandra, la giovane moglie, con in braccio la figlioletta Aurora. Non posso dirti vincere perché ormai è sfinito quella cosa di ieri l'altro. Però avere la fortuna di arrivare a Trieste. È stato bravo. È stato bravo, ci dico proprio che è stato bravissimo. Soddisfazione grandiosa perché vederlo insomma al Giro d'Italia è anche abbastanza bene, per noi è sempre soddisfazione. Cosa significa essere la moglie di un atleta così impegnato? È sicuramente difficile, nel senso che sacrifici ci sono sia da parte sua che da parte nostra. Insomma anche la bambina sta un mese senza vedere il papà, quindi... Però adesso lo vede. Sì, adesso finalmente lo vede questi giorni. L'organizzazione del Giro ha fatto arrivare gli autobus con le squadre in piazza Piloni. Qui gli appassionati hanno potuto avvicinare i girini per autografi e fotografie, ma anche per un caldo abbraccio come quello fra Davide e i suoi cari. Fa sempre piacere. Come stai? Ma io sto bene, dai, vediamo oggi, insomma. Loro sono tutti contenti? Siamo tutti contenti, orgogliosi? Beh, io faccio il massimo e niente, insomma, vediamo di regalare ancora qualcosa, insomma. Tifosi locali ed internazionali, ma anche altri parenti. Ogni occasione è buona per incontrare i ciclisti. Steve Morabito è gregario di Evans nella BMC e lo stiamo aspettando per salutarlo. Siamo dei cugini.